Il personale sanitario, ultimo atto, l'abbiamo visto, la costruzione di due ospedali da campo. Abbiamo in collegamento il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Buongiorno ministro. Buongiorno, buongiorno a voi. Senta, su quali altri fronti siete impegnati? Ma la difesa è impegnata su molti fronti, rispondendo alle esigenze del Paese, portando il suo concorso nel fronteggiare l'emergenza. Siamo impegnati sul fronte dell'ausilio alle forze di polizia con il dispiegamento di strade sicure, oltre 7.000 militari che sono a disposizione per aiutare le forze di polizia nel controllo del rispetto delle decisioni che sono state assunte sia in sede nazionale che in sede regionale. Sono attivabili su richieste dei prefetti e appunto lavorano in ausilio con le forze di polizia. Non c'è nessuna militarizzazione del paese, sono soldati militari che sono a disposizione, fanno il loro lavoro insieme a carabinieri, polizia, guardia di finanza e li ringrazio tutti per il lavoro che svolgono insieme alle forze dell'ordine, perché credo contribuiscono a quel senso di tranquillità e di serenità che anche in situazioni come queste i nostri concittadini richiedono. Accanto a questo lavoro c'è il lavoro più prettamente sanitario, che è stato richiamato anche nei servizi che sono stati appena mandati in onda. È un lavoro importante che coinvolge tanti medici, tanti infermieri militari che sono stati mandati soprattutto nelle regioni che sono maggiormente in difficoltà, squadre attivabili in pochi minuti, in poche ore, che poi si recano sul posto in ausilio e in aiuto agli operatori sanitari civili che sono già impegnati, che voglio ancora una volta ringraziare per il lavoro che svolgono. E insieme a questo tipo di attività c'è l'attività di trasporto che viene garantita con i nostri mezzi aerei, il trasporto dei pazienti in biocontenimento con i nostri elicotteri, i pazienti che ne hanno bisogno, certo, da un ospedale all'altro, e poi il trasporto del materiale sanitario che arriva da altri paesi oppure il rimpatrio dei nostri connazionali. Davvero c'è un impegno, un diciamo, lavoro a 360 gradi. Davvero un grande lavoro, grazie ministro per essere stato con noi, grazie davvero. Torniamo adesso ad occuparci...